Amici di YouTube, io sono Davide Net e come sempre benvenuti nel mio canale. Oggi siamo a Salerno per un altro vlog e con me c'è un bravissimo cantante che io voglio presentarvi dal nome... Rosario Tedesco, qualcuno di voi già sta pensando e lo sta raffigurando a chi può essere per quanto riguarda un cantante, ma di questo ve ne parliamo dopo. Allora Rosario, benvenuto nel canale Davide Net. Grazie per avermi invitato. Allora, io prima di tutto voglio dirti qual è il tuo nome in arte. Ti chiami sempre Rosario Tedesco? Sì, mi chiamo sempre Rosario Tedesco. Ok, benissimo. Io ho letto sul tuo, diciamo, prima di vederci per questa intervista, ho letto sul tuo biglietto che stava scritto Francesco De Gregori Doc. Come mai? Diciamo che è una formula che mi sono un po' inventata. Doc si usa per i vini di annata, insomma, quella denominazione di origine controllata. Vuol dire che mi sono specializzato nel rifare le canzoni di Francesco De Gregori, il principe. Sì, in effetti tu assomigli a Francesco De Gregori anche per quanto riguarda la tua figurazione, insomma, quindi penso che molte persone, diciamo, per chi ti segue, ti riconosce quando vede a te proprio in Francesco. Sì, in effetti non è che ci somigli tanto, però dal momento che ho la barba, che mi vesto un po' come lui, che mi muovo un po' come lui, ovviamente studiata a tavolino questa cosa, per esigenze di show, capita che qualche volta mi scambiano per lui. Benissimo, quando hai scoperto di voler diventare cantante e quando hai iniziato a cantare? È una domanda d'obbligo. Allora, rispondo prima: quando ho iniziato a cantare, praticamente all'età di 15-16 anni, quando iniziai anche a suonare la chitarra e l'armonica a bocca. E ho iniziato proprio iniziando a cantare le canzoni dei miei cantautori preferiti, tra cui c'era appunto Francesco De Gregori. Ok, come, diciamo, descriveresti la musica in tre parole? Scrivere la musica mi piacerebbe che chi mi ascolta, insomma, rifletta, si commuova e si emozioni. Quindi riflessione, commozione, emozione. Benissimo, sono delle parole piene di significato, molto importanti. Allora, diciamo che sul bigliettino da visita, appunto, ho letto Francesco De Gregori Doc. Quando ti ho visto per la prima volta, ti ho scambiato realmente per Francesco De Gregori. Poi mi sono avvicinato, diciamo, ho detto non è Francesco De Gregori, ma per come canti. E dopo a tutti gli amici da casa faremo sentire un mix dei tuoi brani musicali. La gente in strada, quando ti vedi, in particolare durante le tue esibizioni live, cosa ti pensa di te? Ti scambia davvero per Francesco De Gregori, che poi di fatto, oltre ad assomigliarci, in realtà anche i brani sono molto molto simili a quelli di Francesco De Gregori. Spieghiamo anche da casa il perché proprio di Francesco De Gregori. Diciamo che tutto parte dall'amore. Fin da ragazzo ho sempre amato questo artista, che mi ha ispirato a qualsiasi livello, e quindi è l'amore verso questo cantautore più che il desiderio di imitarlo o di scimmiottarlo, tra virgolette. Quindi spesso per strada capita che si creano dei siparietti molto simpatici, cioè chi mi chiede se sono lui o se sono il sosia ufficiale, anche se non so come si diventi il sosia ufficiale di Francesco De Gregori, né mi interessa diventarlo. Benissimo, a parte la musica, cosa ti piace fare nella vita? Ma guarda, mi muoverei sempre nel campo dell'arte, perché oltre a cantare amo anche scrivere e mi occupo anche di fotografia, quindi ho diverse passioni. Benissimo. L'unica remunerativa è quella della musica, quindi è quella di cui mi occupo in via principale, perché bisogna pur campare in qualche modo. Certo, certo. Vorrei sapere il tuo cantante preferito, ma in particolare anche quale canzone ti piace, una canzone che ti ha particolarmente colpito. Magari gli amici da casa sono curiosi, visto che tu sei un cantante. Ovviamente il mio cantante preferito è Francesco De Gregori, è la canzone per eccellenza, che penso che sia anche una delle canzoni
canzoni più belle della musica italiana, se non proprio la più bella, è La Donna Cannone. E cantarla per me è sempre una sfida, perché è una canzone difficilissima da eseguire, infatti pochi si cimentano a... Benissimo, è vero, è davvero molto difficile. Concentriamoci un attimo sui tuoi ultimi lavori musicali, spieghiamo da casa, diciamo, dove possono vedere i tuoi ultimi lavori e di cosa ti stai occupando. Allora, bisogna dire che io faccio questo lavoro che mi sono inventato, diciamo, soprattutto per autofinanziarmi, quindi autofinanziare il mio progetto da cantautore. Quindi nel caso Francesco De Gregori mi abbia visto rifare lui, insomma, c'è da dire che io comunque ho anche un mio modo di cantare che credo sia personale. Certo. E quindi ho un progetto da cantautore. Poi diciamo la musica può essere in particolare i brani musicali possono essere interpretati anche in tante maniere diverse. E poi vorrei aggiungere che appunto l'ultima cosa che volevo è che nell'ascoltare un mio inedito qualcuno dicesse: ah, è una canzone alla Francesco De Gregori. Quindi le mie canzoni non somigliano a quelle di Francesco De Gregori. Bisogna puntualizzare. Benissimo, quindi diciamo i tuoi ultimi lavori, dove gli amici da casa, dove possono andare a guardare un po' quello che riguarda la tua vita musicale? Allora, i miei ultimi lavori si trovano sul mio canale YouTube, è facile cercarmi scrivendo Rosario Tedesco, ho la dicitura proprio specifica del mio canale, Il Suonatore Ross. Brevemente, cosa parla il tuo ultimo lavoro discografico, diciamo? Ma sono delle canzoni, diciamo, a tema filosofico principalmente, perché sono appassionato anche di filosofia e, diciamo, fanno capo un po' a tutta la mia cultura umanistica e filosofica, con un mix poi di musica che, insomma, se andrete ad ascoltare poi giudicherete voi. Benissimo, quindi su YouTube potete trovare Rosario Tedesco o come anche Il Suonatore Rosso, giusto? Sì. Allora, i tuoi obiettivi per il futuro, magari per quanto riguarda sempre la musica? Ma continuare in questo progetto cantautoriale che è appena iniziato, quindi all'attivo, diciamo, ufficialmente ho sfornato due brani che si intitolano: uno Non sono nato per essere nato e il secondo Disubbidiente. Diciamo, tutte le persone che ti seguono da casa, come possono contattarti? Perché ci saranno tantissime persone da casa che magari hanno voglia proprio di mettersi in comunicazione con te, e perché no, magari per qualche collaborazione, visto che io da parte mia personalmente sono molto propenso agli artisti di strada e propenso alla vera musica e non quei playback che vediamo spesso e volentieri ai concerti, vero? Già, sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Chi mi vuole cercare, sono su tutti i social, sono sia su Facebook che su Instagram, oltre che su YouTube. Basta scrivere il mio nome, Rosario Tedesco, e mi si trova facilmente. rosariotedesco@hotmail.it. Benissimo ragazzi, vedete in sovrappressione allo schermo sta comparendo in questo momento l'indirizzo email di Rosario Tedesco. Bene, amici di YouTube, l'intervista è finita. Io voglio ringraziare tutte le persone che seguono il canale Davide Netto, tutte le persone che ci seguono da casa, voglio ringraziare a Rosario Tedesco per aver partecipato per conto del mio canale YouTube. Allora, ci tengo a ringraziare assolutamente una persona che mi ha spronato nel lanciarmi in questo mio progetto da cantautore, che è il mio produttore sia per quanto riguarda la musica che i video, e si chiama Angelo Napoli, è un musicista molto bravo che si cimenta anche come filmmaker, direi, con dei risultati veramente eccellenti che poi giudicherete voi se guarderete i video. Ringrazio Davide Netto per avermi dato questa opportunità. Bene, amici da casa, continuate a guardare questo video, perché adesso in esclusiva per il canale Davide Netto, in esclusiva per tutte le persone da casa, andremo ad assaggiare un po' di quello che riguarda il repertorio musicale di Rosario Tedesco, andremo ad ascoltare un mix delle sue musiche. Se la donna cannone, con l'enorme mistero volò, tutta
solo verso un cielo nero, nero, si incamminò. E mi chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. A congiurarlo, a scongiurarlo, che non erano mai stati lì. Con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bello come dici tu, ma voleremo un cielo che d'ossa non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza anni, e senza rete, voleremo via. La collina ci sta la notte, Luca è assassino, e in mezzo al prato c'è una contadina che va sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come bambini, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. La stazione, lo vidi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa, non sa più pensare che la guerra è bella, che se fa male, che torneremo ancora a cantare, a farci fare l'amore, l'amore delle infermiere. Cosa rimane dalle pagine chiare alle pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. E mi ha fatto le carte, mi ha chiamato vincente, ma non zingaro un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. E ora le tue labbra puoi spedirle un indirizzo nuovo, mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro ancora. I tuoi quattro assi, ma va bene, di un colore solo, e puoi nascondere, puoi giocare come vuoi, falli rimanere buoni amici come noi. Buonanotte, buonanotte, amore mio.
tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero, e che l'antorco nei campi è maturo, vedi ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita, buonanotte, questa notte per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza, per sognarti di volerti vicino, ma vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto, tanto fiocchi di neve le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte per te. Buonanotte, buonanotte monetina, buonanotte tra il mare e la pioggia, la tristezza passerà domattina, l'anello resterà sulla spiaggia, gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. Alice guarda i gatti, i gatti guardano il sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano lì tranquillo che si guarda nello specchio, accende un'altra sigaretta. E lì Marlene, bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Alice guarda i gatti, i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. Alice se l'è perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerino. Rimane lì a bagnarsi ancora un po', il tram di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sono più, mi do lo sposo e poi tutti pensano dietro capelli, lo sposo impazzito oppure bevuto, ma la sposa aspetta un figlio, lui lo sa, non è così che se ne andrà. Così la donna con noi, con l'enorme mistero, se la messo un cielo nero nero, sentami bene. Quando chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì, prato a giurarlo, a spergiurarlo, che non erano mai stati lì. Con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Non avrò paura se non sarò bello come dici tu, ma voleremo un cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Thank you.
senza fame, senza sete, senza ali e senza rete.